è un'occasione come quello, il nostro solito incontro di novembre, che noi consideriamo importante. È un'occasione importante perché è quella che ci proietta al futuro, non a caso è l'occasione in cui presentiamo il calendario del prossimo anno, nel quale sono riportate le date e quindi già una programmazione, sia pure di massima, non solo di Agorà ma anche delle altre associazioni. È l'occasione per ringraziare quanti ci sono vicini, sia partecipando alle nostre iniziative, sia sostenendole, a cominciare dagli esercenti dei negozi, e mi sembra giusto ricordarli, poi li vedrete anche nel calendario, che sono l'Emporio di Abate di Zuccalà, Termoidraulica di Bonfatti, Non Solo Dolce Ma Gri, Faverio Matteo, Studio Don Michele La Trombetta, la Primula di Rita Bongiorno, la parrucchiera Daniela Vaccaro, l'Agenzia Ronchetti, il Panificio Moro, Locanda dell'Oca Bianca, il Bar Freddi di Novaristo e la Salumeria di Roberto Pozza. Sono tutti esercenti che ci danno una mano, ci sostengono, assieme alla Cassa Rurale Artigiana di Cantù, che c'è sempre vicina, e che ci aiutano a poter programmare iniziative di livello che appunto voi apprezzate essendo qui. È anche un'occasione per ringraziare i rappresentanti delle associazioni di abate, che davvero rappresentano il tessuto di coesione, di partecipazione all'interno della nostra realtà. Sono presenti questa sera i rappresentanti e i presidenti del Corpo Musicale Abatese, dell'Abatese, anche dell'Unione Sportiva, degli Alpini, e un ringraziamento anche ai sacerdoti. Siamo nei locali, l'Agorà, lo ricordiamo, è l'associazione che è nata all'interno della parrocchia di Abate, ed è l'occasione per ricordare i due sacerdoti che ci hanno lasciato, Don Antonio e Don Alessandro, e i due che sono entrati nel nuovo tessuto che si impegneranno per costituire la comunità di Abate di Giorgio. E poi un grazie a tutti voi che siete qui, numerosi, che ci date sostegno proprio con la vostra partecipazione, con il vostro calore. Nel calendario parleremo dopo. Avete già visto che quest'anno e l'anno prossimo sarà tutto particolare. L'occasione sempre l'incontro di novembre, ed è consuetudine che il calendario venga presentato con una serata di reportage di viaggio, uno dei tanti che Renzo ed Emma Proserpio hanno fatto, di cui hanno riportato le meravigliose immagini che abbiamo imparato ad apprezzare, e immagini con le quali vogliono condividere con noi questi percorsi. E allora diciamolo che se il calendario ci dà uno sbalzo, un orizzonte temporale più ampio, quello dell'incontro con Renzo è un orizzonte spaziale, no? Che ci porta lontano, ci porta questa volta in Iran, che poi non è poi così tanto lontano se pensiamo che è di questi giorni, anzi d'attualità, tutta una questione di cronaca non semplicissima. Ci aiutano le immagini di Renzo e soprattutto le sue parole a incontrare questi viaggi, e noi che non siamo potuti andarci ci sentiamo un po' partecipi, no? Perché ci accompagnerà tappa per tappa in un viaggio emozionante in cui ha incontrato delle cose davvero interessanti. Grazie. Buonasera a tutti, grazie della presenza. Allora, il viaggio è stato fatto a cavallo del 2017-2018, diciamo dal 29 di dicembre fino al 6 di gennaio. Dunque, l'Iran, praticamente io dovevo già passare da questa nazione, perché nel 2014, quando ho fatto la Venezia a Pechino, noi dovevamo fare, siamo arrivati fino qui che è il confine turco,
e dovevamo fare questo percorso, arrivare a Tera, risalire e arrivare ad Asgard, che era la capitale del Turkmenistan. Solo che purtroppo nel momento in cui noi dovevamo passare è scoppiata la guerra con i curdi, cioè i turchi con i curdi e gli iraniani con i che si trovano in questa zona. Praticamente non abbiamo potuto passare. Allora siamo ritornati indietro e abbiamo preso l'aereo da Istanbul e siamo volati ad Ashgabat. Dopo poi il viaggio è proseguito Bukhara, Uzbekistan e via discorrendo fino ad arrivare a Pechino. Questo è una parentesi e lo dico perché mi dispiaceva non averlo potuto fare quel pezzetto lì. E allora l'ho ripreso quest'anno. Allora, noi siamo arrivati a Teheran e abbiamo fatto, vista la città, tra virgolette, vista fino a un certo punto, perché se non so qualcuno si ricorda, nei giorni 29, 30 e 31 di dicembre sono scoppiate i disordini in centro a Teheran. Noi praticamente stavamo attraversando la città da est ad ovest, quando siamo arrivati alla piazza Khomeini, che è la loro piazza principale, il semaforo rosso, ci siamo fermati e a quel punto è successo di tutto, perché sono arrivati i dimostranti, hanno praticamente invaso la piazza, incendiato copertoni, poi tutto quello che è. Noi siamo stati praticamente circondati dai poliziotti perché eravamo sul pulmino, noi avevamo due macchine davanti e il pulmino eravamo in mezzo. Siamo circondati e poi hanno fatto spostare tutte le macchine e ci hanno portato via. Da quel momento noi abbiamo avuto, cioè non abbiamo più avuto, già c'è poca libertà, ancora meno, per evitare i problemi. Detto questo, noi appena abbiamo visto i palazzi reali dove ha vissuto l'ultimo scià di Persia, Mohammed, e anche il papà, perché Reza Pahlavi, che era il papà, e poi è subentrato l'ultimo scià, che è stato deposto nel 1971. Praticamente poi abbiamo, e lì la città reale, dove ci sono tutte dove si svolgeva dove ricevevano gli ambasciatori, tutta la vita dei reali si svolgeva in quei palazzi lì. Poi siamo andati a Shiraz. Shiraz è la città che è a 50 km da Persepoli, che Persepoli tutti conoscono, che è la città un po' simbolo della Persia. Il motivo per cui Persepoli è stata rasa al suolo è perché da Alessandro Magno, perché quando i persiani sono arrivati ad Atene, loro a loro volta 70 anni prima, a loro volta hanno raso al suolo Atene, di conseguenza Alessandro Magno gli ha restituito il pan per focaccia. Poi Shiraz siamo andati a Yazid. È la città dove ci sono praticamente la religione che c'è in Persia. Inizialmente era tutto zoroastriana e poi è subentrato l'Islam. I zoroastriani sono la loro religione, come punto di vista è pacifista in tutti i modi. Loro non vogliono che gli ambienti naturali non devono essere contaminati, cioè la terra, l'acqua e l'aria, perché loro professano questa cosa, che i morti praticamente vengono messi su due colline che le chiamano Torri del Silenzio.
che poi vedete. In cima a queste colline ci sono, c'è una piazza dove c'è un muro che lo circonda, un muro alto 3 metri, dove i morti vengono messi dentro in questa piazza, depositati lì, e ci sono alla mercé degli eventi naturali, uccelli e roba del genere. Praticamente all'interno c'è un foro dove vengono raccolte e messi dentro le ossa. Questo lo dico perché durante il filmato vedete le fotografie che scorrono via e rischio di non riuscire a capire il concetto della cosa. Poi si chiama anche il giardino del poeta, il loro poeta nazionale che è a Fez. Degli Aziz siamo andati a Esfan. Esfan è famoso, il ponte e la piazza principale che c'è, che è una piazza che è lunga 526 metri per 160, cioè sono 90.000 metri quadri di terreno. E praticamente quella piazza lì si svolgeva il loro sport nazionale, che era il polo, e lo scià che c'era aveva messo delle porte, dei pali che funzionano da porta dall'inizio alla fine, dove giocavano a polo e facevano anche un corso di cavallo. Sui due lati, da un lato a un lato c'è la moschea dello scià, l'Aftollah, e dall'altra c'è il Palazzo Reale, dove dal balcone che c'era, questo balcone enorme, da quel balcone lì lo scià assisteva a tutti gli eventi che venivano sulla piazza. A sud c'è praticamente la moschea dello scià, che adesso è diventata la moschea dell'imam, perché è cambiato il discorso di religione, e a nord c'è il bazar. Questo bazar ha uno sviluppo di 2-3 km, che questa è una strada che è sotto una volta e mette in comunicazione la città vecchia con la città nuova. Lì siamo andati, poi siamo saliti a Qajar, che è una delle oasi, qui ci sono delle oasi prima del deserto, praticamente ci sono dove praticamente c'è dei bei giardini, delle case belle e i giardini dove i regnanti passavano le vacanze. E siamo rientrati a Teheran, dove siamo passati davanti al mausoleo di Khomeini, perché non si può già normalmente, poi con i problemi che c'erano quei giorni lì, non si è potuto fare nient'altro. Adesso iniziamo a vedere il filmato. Qui praticamente non c'è il percorso perché l'avevo preparato un attimino prima. Questa è la loro bandiera nazionale. È la torre della radio. E questi sono i palazzi reali, diciamo. Questo è il Golestan in particolare. Tenete presente che queste loro le chiamano le piscine, cioè sono dei posti dove che non si può fare niente, ma le chiamano le piscine. E vedete che è un discorso ricorrente in tutti i palazzi che hanno. Questo che vedete è il trono di marmo, dove il re passava le giornate, guardava lo sviluppo dei giardini e tutto. Notate queste diciamo sono degli specchi di cristalli colorati sempre di scuro. È troppo alta la voce, la musica? Qui praticamente da uno scorcio sul giardino.
Qui sono le donne siriane e anche le nostre donne del nostro gruppo, noi eravamo un gruppo di 12 persone. Guardate i colori delle piastrelle dietro. E questa qui è la tomba di uno Shah. Questo è l'interno delle sale reali, per parole. Questo scintillio che vedete sono tutti dei cristalli messi in modo tale che praticamente il minimo riflesso di luce che c'è è ben bello, diciamo. Questo che vedete è lo Shah Reza Pahlavi, il papà dell'ultimo Shah. E questo è il trono dove riceveva gli ambasciatori e le persone. Siamo all'esterno del cortile e come vedete i colori sono bellissimi. Sono, le chiamano le arcove, queste specie di archi che raffigurano un po' tutta la vita dello Shah. Questo è lo stemma dello Shah, il leone e il sole. Quello che non si vede dietro le tende è praticamente dove c'erano i musicanti che allietavano la vita di corte. Sono, diciamo, piastrelle che rappresentano una band dei musicanti. Questo è uno dei palazzi che c'è all'interno di questo complesso. E la bellezza di questo palazzo, oltre allo scintillio, sono i vetri. E anche le colonne. Le nostre donne erano obbligate tassativamente a essere sempre con quelli in testa. Lo potevano togliere solo quando erano in camera. Questo è il Museo Nazionale di Atera e quell'arco che vedete è la copia dell'arco che c'era al Palazzo Reale a Cestefonte, che è stato riprodotto. Qui, come vedete, è una pianta e il terreno che hanno è tutto montuoso. In effetti siamo a 1200 metri. Questo qui è il massimo estensione dell'impero persiano. Qui all'interno del museo c'è questo mastino trovato quando negli scavi, durante gli scavi. E qui ci sono dei suppellettili vari provenienti da diverse capitali. La ruota, che è un po' l'emblema di loro. Questo è un toro di terracotta, un leone, sempre in terracotta. Qui sono dei piccoli suppellettili della casa. Questo è un sarcofago e questa è una vasca da bagno.
Questo è un basso rilievo che arriva da Persepoli. Vedete Dario seduto in trono, col figlio Serse dietro e con in mano il fiore di loto. Questo è un pari che praticamente per parlare mette la mano davanti alla bocca in segno di rispetto. Questa è una statua di Dharma senza testa. E una scalinata arriva sempre da Persepoli. Guardate il basso rilievo come bello. Capitello umano. Questo invece ha dei sembianti, sono tolti due toni, due teste di toro. Questo è l'alfabeto di Serses che ha scritto. Ci sono delle tavolette che sono molto importanti per la conoscenza della scrittura. Questo è un uomo e vedete la barba e i capelli, praticamente era, diciamo, sotto sale e si è conservato così come l'avete visto. E questa è la gamba, la sua gamba. Qui andiamo a vedere i gioielli della corona che sono in una banca in centro a terra. Qui sono i diademi. Questa è una tabacchiera del nostro re. Questo è il globo che praticamente sono 35 kg di oro puro, più tutte le altre, diciamo, zafferi, diamanti e tutto. Questa è la corona del papà e figlio. Questa invece è quella di Farabiba. Questa torre è stata, diciamo, innalzata a celebrare il 2500 anno di fondazione della dinastia. Il microfono mi sa che è andato. Pronto? Sì. Qui praticamente è il lungo viale che ci porta al sito archeologico di Persepoli. Il plastico, e vedete quanto è grande. Questo è lo sviluppo della scalinata in entrata e quello che vedete qui è la torre delle tutte le nazioni, che è poi questa. E un percorso che facevano le delegazioni che andavano da trovare il re. Salivano da questa scalinata, poi entravano da questa, diciamo, porta di tutte le nazioni praticamente, e in processione andavano dal re Dario. Questo è un capitello di grifoni. Praticamente la processione si svolgeva in questo senso ed entrava nel palazzo che è lì. Questa è una porta che è chiamata in computer perché sono rimasti questi due monconi qua.
quello che è rimasto in piedi è solo quello che vedete, cioè non, proprio rasato tutto. Quello che vedete in fondo è la tomba di Artaserse II. Notate il simbolo dei zoroastriani, che è questo, quest'aquila. Questo che vedete è dove una volta c'era il palazzo delle 100 colonne. Della porta, e questo tutto quello che c'è del palazzo della Padana, del re dei re, sono quelle 10-12 colonne che sono in piedi, il resto è tutto praticamente raso al suolo. Qui praticamente ci stiamo camminando verso il palazzo del figlio che ha costruito il figlio Serse, che è quello là in fondo che vedete e si chiama Takara. Qui praticamente non è che si può entrare, cioè è tutto recintato. Grazie. Qui ci sono dei bassorilievi che però sono un po' non esposti bene al sole. Questa è la facciata davanti con tutte le varie porte interne che sono rimaste ancora intatte come erano prima. Vedete che c'è sempre il simbolo della processione su ogni porta. Una veduta generale del sito. Qui praticamente è dove riposano i quattro re che hanno regnato. Praticamente la tomba di sinistra Dario II, la centrale Artaserse I e l'altra è Dario I. Dalla tomba si entra da quel foro che c'è in alto centrale. Questi sono dei bassorilievi che ci sono alla base della tomba, che raffigura il re che sta combattendo. Guardate le proporzioni con le persone vicine. Dove c'è questa tomba c'è praticamente il sapore, un re, che praticamente fa prigioniero due imperatori romani. E questa è la tomba di Serse I che è staccata rispetto alle altre tre. E qui praticamente c'è l'uomo che ha disarcionato un uomo dal cavallo. Questo è il cubo di Zoroastriano. In questo cubo praticamente mantenevano dentro il fuoco acceso
e si dice che è acceso in continuazione dal 470 d.C. che poi dopo lo ritroviamo nella sede dove è tuttora. Qui sono dei bassorilievi sulla montagna, che praticamente c'è il re con i dignitari di corte attorno. Chiaramente sono un po' rovinati perché sono all'aperto, tutte quelle non hanno copertura. Questo praticamente viene, danno l'anello dell'investitura del barone. Questo per far vedere come una volta mangiavamo le persone, su quei trespoli che ci sono in quel dipinto che avete visto. Questa è un po' la cucina che hanno loro, che è a base di verdure vegetali. Qui dove si cuoce il pane è un classico dei loro paesi. Ecco, praticamente loro mangiano così. Adesso utilizzano i tavoli come noi, ma allora erano su questi trespoli, e durante il nostro viaggio che abbiamo fatto in Uzbekistan, roba del genere, lì d'estate dormono all'aperto su quei spazi lì, come dei letti. Qui è una moschea che ha una particolarità. Praticamente all'interno, rispetto a tutte le altre, è di color rosa. Qui ci sono due ragazzi che stanno ristrutturando, cioè sistemando le piastrelle che si sono rotte e stanno sostituendo. Qui guardate la volta, questa è l'entrata nella moschea, che praticamente la chiamano la moschea rosa, perché è la maggioranza è il color rosa delle ceramiche che ci sono. Vedete i tappeti perché viene usata per la preghiera invernale. Questo è un mihrab dove bisogna scendere di un gradino, dove l'imam va a pregare. Qui guardate, qui non è tanto alta come struttura rispetto alle altre, è graziosa praticamente. Poi c'ha queste vetrate che sono, come vedete, sono bellissime. Qui quel tappeto centrale dove c'è la cupola praticamente. Qui è il pozzo dove c'erano delle mucche che lavoravano e praticamente sollevavano l'acqua per la popolazione, ed è all'interno della moschea. Adesso vedete una serie di negozi che ci sono in giro, praticamente non hanno protezione esterna, a parte questo che praticamente c'è un vetro dove c'è la carne che è dietro, se no per il resto sono tutte aperte. Questo non ho capito che cosa faceva, penso che faccia del pane.
qui il negozio di tappeti, qui praticamente entriamo in un palazzo che all'età dell'ultimo, nel periodo dell'ultimo Shah, era adibito a università. Adesso è un palazzo, diciamo, dove la gente entra soprattutto nel parco. Quello che vedete in alto sono i simboli Qajari, cioè il leone e il sole. Qui c'è dell'architettura. Hanno dei bei giardini, molto grandi, belli, e guardate, nonostante tutto, l'acqua ce n'è aiosa. Un soffitto decorato. Hanno anche la cultura delle porte loro. Tutti i mosaici attorno. Questa è la persona che dà i biglietti all'entrata del giardino. Questo praticamente è la tomba del poeta nazionale, che praticamente c'è la gente che è lì con i libri a pregare, a leggere le poete che lui ha scritto. Era diventato praticamente poeta di corte e ha tramandato tutte le sue poesie al popolo iraniano. Questa è la sorpresa dell'albergo, perché noi, a finita la cena, ci hanno detto di aspettare un attimo e ci hanno praticamente fatto la sorpresa del Capodanno. Questi sono i dolci che ci hanno preparato. Questo è il nostro gruppo e praticamente noi abbiamo festeggiato l'ultimo dell'anno, anche se loro, per loro non è niente, assolutamente niente. Tenete conto che erano presenti tutti i familiari dei lavoranti dell'albergo e praticamente alla fine hanno finito loro tutti i dolci che sono rimasti. Qui eravamo un po' l'attrazione, ci fotografavano perché noi dall'altra parte ballavamo. Questo è praticamente il capostipite della dinastia. Ciro il Grande è a Pasargate, è una delle cinque capitali del regno persiano. Vedete come è rapportato gli uomini in fondo, è enorme. Ed è soltanto per certe cipolie. Qui siamo nel deserto e durante una sosta abbiamo trovato un pozzo dove c'è acqua. E nel frattempo siamo arrivati a Yazd. Qui alla sera, e stranamente ci è stato detto tassativamente di non muoversi dall'albergo. Già il motivo lo sapevamo già, però averci avvisato è stato un po' così ci ha sorpreso un po'. Queste sono le famose torri del silenzio che sono sulla collina. Io ho cercato di spiegarvelo, ma penso che sia abbastanza chiaro. Questa è la collina di sinistra e quella è la parte in alto dove si depositano i corpi dei morti. Queste casette qui è dove i familiari fanno la veglia. La veglia è fatta solo per 3 giorni, dopodiché viene preso il corpo e portato su da quella scala che poi vedete e adagiato sul piazzale che c'è sulla sommità della collina. Tenete conto che questo modo di tumulare i morti è rimasto in vigore fino al 1970,
dopodiché il governo ha chiuso tassativamente tutte queste procedure. Praticamente adesso sono lì solo per far vedere a noi e a chi, come questa signora che è salita a pregare, che funzioni avevano quelle torri. Questo vedete è il piazzale dove venivano adagiati i corpi, e qui è il punto dove gli mettevano dentro tutte le ossa. Questa è la città di Yazd. Questa è un po' una panoramica delle casette. Vedete, ce ne sono di diverse fogge. Questo praticamente è il Tempio del Fuoco dei Zoroastriani, è l'unico che c'è in Iran, e qui la gente viene qui a vedere il candelabro, il braciere dove c'è il fuoco, che è questo. Questo fuoco, come ho detto, è dal 470 d.C. che è acceso, e c'è praticamente le persone adibite a tenerlo costantemente vivo. Qui praticamente all'esterno ci sono due torri del vento, che sono quelle a destra, e questa è la torre dell'orologio. Questa è una moschea che è alta 55 metri. Praticamente a Libba, che è questa struttura qua, che è una delle più alte che c'è in Iran. E i due minareti hanno 6 metri di diametro, e si può con una scala interna salire e vedere la città. Questa è la cupola centrale della moschea. Questo è il mihrab, che tra l'altro è alto, molto alto anche questo, e ha anche questo qui, praticamente il punto dove l'imam va a pregare, che è il fossato. Ce ne sono alcuni che sono sullo stesso livello del pavimento, e ne abbiamo trovato uno o due che sono addirittura un gradino sopra. Questo è il cortile della centrale della moschea. Ci sono dei portici che vengono utilizzati d'inverno per la preghiera. Tenete conto che noi qui eravamo a 0 gradi, perché noi di notte andavamo anche meno 7, meno 8, e di giorno a malapena arrivavamo a 18 gradi, perché, come ripeto, eravamo ai primi giorni di gennaio. Questo è un bazar che c'è, la volta, con queste stradine strette che si aprono e si chiudono, e questi sono i negozi che ci sono all'interno di queste viuzze qua. Questo è un imam. Questo qui è praticamente lo portano in processione una volta all'anno, cioè lo addobbano di fiori e tutto quello che è. La festa dell'Ashura, che avviene una volta, è una festa che avviene una volta all'anno, dove tutti partecipano. Tenete conto che qui la religione qui sono tutti sciiti, cioè il 90% sono sciiti qui in Iran. Qui sono dei negozi e sono sempre aperti. Qui a sinistra in basso è il carbone, e gli altri non so cosa sono. C'è anche della pasta lì, di quei recipienti. Qui adesso guardate la differenza tra quella via lì, quella via lì che c'era, questa che è un po' più bella, e questa che è praticamente il massimo del negozio, diciamo, della vendita. Questa moschea ha praticamente le alcove esterne, che sono quelli, diciamo,
quelle volte che ci sono qui, che praticamente durante il giorno è così, ma di sera al tramonto li accendono con delle luci arancioni, luci così tenui, che è un effetto bellissimo. Le torri del vento, vedete, qui li accendono, e questo è anche questo una cosa che porta in processione per la festa della Shura. E praticamente loro li accendono ed è bello da vedere, e anche lì non abbiamo potuto uscire nel modo più assoluto. Questo è il caravanserraglio, come vedete è una specie di fortino che si trova nel deserto. Questo, il caravanserraglio aveva la funzione di dare da rifocillare, dare da mangiare alle carovane che passavano. Il percorso della carovana giornaliero erano circa 40 km, di modo che c'era un caravanserraglio ogni 40 km, perché era su una direzione ben definita. Qui questo è tuttora abitato, e se vedete qua dietro, questi sono gli orti che quelle famiglie che abitano all'interno di questo caravanserraglio adesso hanno solo la funzione di abitazione e basta. Qui siamo a Sfar di sera, questa è la montagna che c'è dietro, la città, e questa è quella piazza che vi dicevo, che praticamente è lunga 560 metri per 160. Adesso è adibita, è, come vedete, tutto verde, è un giardino, in poche parole. Una porta del polo, c'è una di qui e una dall'altra parte. Questa è la moschea dello Shah, che praticamente ha questa struttura che vedete rivolta alla Mecca. Qui si entra e c'è un cortile dove ce ne sono quattro Ivan. Questa rispetto all'altra è molto più bassa, molto più, non è così alta. Qui guardate, questa ha tutte le tonalità sul blu, c'è dentro in certi punti, c'è anche del giallo, e sembrano tutte uguali, invece guardate, è una diversa, una cosa diversa dall'altra, vedete, questo è in un modo, questo è nell'altro, cioè sono belle da vedere, anche se poi alla fin fine insomma stancano, no? Questo è l'interno del cortile, ce ne sono quattro, tre le vedete, la quarta è alle mie spalle. Anche qui, come vedete, il Miram è interrato. Questa è la cupola. Queste sono le cose interne. Vedete come sono alte le volte. Ci sono dentro i colori uno, sono tutte diverse. Questa è anche questa qui è la parte invernale, qui dove si lavano le mani, si segnano. Questo praticamente è dove l'imam va a predicare. Guardate, nell'insieme, questa che è diversa in un modo più assoluto. Questo imam praticamente ci ha, dopo un po' è arrivato con i dolci persiani da mangiare. Praticamente alle mie spalle c'è quella dello Shah,
lo sceicco Naftollah. Questa moschea è piccolina rispetto a tutte le altre, ma ha una cosa particolare. Per un gioco stranissimo, per un paio di minuti, vedete la volta come adesso, per un minuto o due c'è praticamente la coda del pavone che entra dalla volta. Eccola qua. La vedete? Questa è praticamente è una cosa, dura un minuto e mezzo. E ho avuto la fortuna di essere proprio nel momento in cui ce l'aveva detto di fare attenzione che forse arrivava. In effetti è vero. Questo invece è il palazzo, si chiama Ali Kapu, però in effetti è il palazzo reale. E alle spalle di questo palazzo qui ci sono tutta la zona reale, in poche parole. Qui ci sono delle sale, tra cui questa in modo particolare, che è quella dei musicisti. Vedete che ci sono dei simboli di strumenti musicali. E qui praticamente erano due musicisti, erano lì a suonare per lo show. Questo nome che vedete qui strano è praticamente questo padiglione che vedete qui, no, questo, dall'altra parte. Questa è la famosa piscina. In quel padiglione che vedete questo, ci sono tutte queste, diciamo, pilastri, questi pilastri di legno, che praticamente ce ne sono solo 20. Però la parola del palazzo vuol dire che rispecchiandosi nella piscina diventano il doppio, perciò è il palazzo delle 40 colonne. Questi sono i dipinti che ci sono all'interno di questo palazzo. Come vedete c'è la vita, diciamo, quotidiana di corte, le scene di caccia. Praticamente la vita quotidiana che si svolgeva a corte. E praticamente loro relax. C'era qui praticamente il benvenuto a un ospite. E qui invece lo Shah che uccide il re turkmeno. Cioè rappresenta un po' tutto. E qui siamo finiti in un negozio di tappeti. Ragazzi, guardate, sono di una bellissima. Di quei prezzi. C'è stato delle persone che li hanno acquistato. Guardi, non so se hai notato quel negozio di prima che abbiamo visto prima. Cioè, dopo glielo spiego. Qui praticamente siamo verso sera. Come vedete il colore sono un po' rossastri. Questa è dello sceicco Naftollah. E praticamente alla sera siamo entrati al bazar. Qui vedete, siamo entrati che c'era una luce e ci siamo, non dico persi, ma curiosità. Ovviamente siamo usciti che era buio pesto. Questo signore è la stampa a mano che facevamo noi 50 anni fa, con quei timbri a mano che si mettevano. Io me li ricordo perché li facevo anch'io quando ero giovane. Qui, come vedete, è, diciamo, drogheria, c'è di tutto. Queste sono delle rose secche. Non so cosa servivano. Queste sono invece per fare i vestiti delle donne.
Ecco, praticamente siamo usciti e la piazza era in queste condizioni, cioè così buio pesto, e vedete com'è l'illuminazione di tutta la piazza. Cioè voi pensate a quella moschea che dicevo prima, queste cose illuminate di arancioni. E questa qui è la via che comunicava dalla piazza al quartiere che c'era dietro. Ecco, l'unica cosa che abbiamo potuto fare è andare a vedere questo ponte di sera, che ci hanno dato la libera uscita, ma era pieno zeppo di militari. E questa è la moschea che secondo me è quella più importante, più grande. Guardate il plastico, cioè l'entrata, il cortile e tutto quello che c'è dietro. La cosa strana, che è strana rispetto alle altre, non è, diciamo, decorata, a parte questi piccoli, se no è praticamente è a vista, i mattoni sono a vista. Qui è chiaro che c'è Khomeini, questo, e questo è Khamenei. Stessa impostazione, cioè 4 IVA. Qui invece c'è dove vanno a fare le abluzioni i fedeli. Qui ci dovrebbe essere l'acqua, però era freddo, perché per evitare che ghiacciava era stata svuotata. Questo è praticamente dove vanno a predicare. Vedete qui i mattoni come sono. Questa è la sala invernale e qui è praticamente il ripostiglio dove mettono le scarpe. Questa è la volta. Questa, come vedete, è la cattedrale cristiana. Praticamente c'è un quartiere armeno all'interno della città dove c'è questa struttura. Praticamente c'è una chiesa, un museo e una scuola, che è questa qui, che praticamente vanno gli abitanti del quartiere armeno, che sono cristiani loro. Poi dopo vi spiego cosa è successo al popolo armeno e perché sono qui. Questa è la scuola. Notate che c'è, adesso lo vedete, un Babbo Natale, perché praticamente è il periodo natalizio, vedete?
c'è il Babbo Natale con gli addobbi tipo come noi, non vistosi come da noi, però come vedete ci sono. E praticamente questa è l'entrata della cattedrale. La cattedrale, come vedete, è tutta affrescata. La parte superiore rappresenta sempre la vita di nostro Signore, di Gesù, tutta la vita terrena di Gesù. La parte inferiore, invece, che vedete tutte cose strane, è il martirio che gli armeni hanno subito dagli ottomani quando li hanno invasi, e da lì è nata la fuga degli armeni che si sono stati accolti e rifugiati in questo quartiere a Esfahan. Questa è tutta la storia. Guardate come sono belle. Questa è la vita di Gesù. Se guardate pane e pesci e tutte le cose che praticamente Gesù ha fatto nella sua vita. Questa invece è l'entrata al museo. Come vedete ci sono dei calici. Questa praticamente è una cosa di stampa, una macchina di stampa dove stampavano i libri. Questo è praticamente quello che ha dato spinta a questa struttura, a questa costruzione. Come vedete la cupola è tipo come le loro schema. Questo è il ponte di Caillou che praticamente collega i due quartieri della città. Qui il fiume che attraversa praticamente è secco, non c'è una goccia d'acqua. E praticamente sembra che sia già da parecchi anni che è in questa situazione. Questi sono i passaggi dello scorrimento dell'acqua, cioè mi piaceva come effetto ottico. Qui è la moglie che segue, e di ripetere l'altra parte del ponte c'erano queste due ragazze che si erano tolto il velo, poi ci hanno visto noi, l'hanno appena abbozzato a metterlo. Il motivo della rivolta che c'è stata in quei giorni là era perché delle ragazze hanno tolto il velo e sono state incarcerate, tutto lì. Qui la curiosità della mamma. Io non ne avevo mai visto perché non mi avevano mai fatto entrare. E questa invece era aperta e ci hanno spiegato tutto quello che avviene, tutto quello che c'è all'interno. Qui sono non dei figuranti, sono delle statue ferme, diciamo, sono di gesso. E qui praticamente è come un hammam che da loro va molto in moda, in voga, diciamo. Qui è la parte di deserto, stiamo ritornando, questo siamo già ritornando verso Teheran. Questa città, come vedete, è ancora le mura. Praticamente era un'oasi prima di passare nel deserto, e in questa città praticamente si fermavano tutti prima di prendere il percorso per il deserto. E come vedete c'è già, nonostante sono così bambini piccoli, di suddivisione di vestito. Questo è un pozzo all'interno della città volata. E qui è l'entrata in una casa di questo signore, che praticamente lui era un signore, un ricco mercante di tappeti, e ha costruito questa casa per la moglie. Venivano qui anche e ha ricalcato un po' tutto quello che è nella piscina, l'inva per far vedere le cose, e qui dove praticamente lui riceveva gli ospiti. Guardate il soffitto com'è bello. Può anche non piacere, però come è lavorato, insomma. Cioè per la loro cultura è il massimo.
Questa è la parte della la casa superiore, le stanze e tutto quello che è. Di pari passo c'è questo giardino che è enorme, che praticamente, come vedete qui, acqua non ne manca nel modo più assoluto. E anche qui la stessa impostazione, no? Dalla casa con la piscina che arriva fino all'ingresso della casa, con tutti gli abbellimenti vari. Come vedete, questa è mossa naturalmente, non c'è nessuna pompa che spinge l'acqua, è così, perché hanno una forza di uscita che è paurosa. Qui questo è un'altra ma che, come vedete, è fatta molto diversamente. Qui è una parte, cioè il deserto, c'è la strada che corre in mezzo al deserto. Qui praticamente arriviamo al mausoleo di Khomeini, che è questa struttura enorme che praticamente noi abbiamo solo vista passando via, non dico velocemente, ma quasi, insomma. E io qui vi saluto. Buona serata, grazie.